sentito dell'episodio che è capitato nella giornata di ieri, nella giornata del 29 dicembre, nella sezione al primo piano della mostra Real Bodies. In modo particolare mi è stato segnalato, così come ho letto anche sui giornali, di una donna che è svenuta dopo aver visto il corpo della donna incinta presente al primo piano della mostra. Sul punto io esprimo delle semplicissime considerazioni. Real Bodies non vuol dire parlare soltanto di corpi reali. Real Bodies vuol dire parlare di real reality, di vera realtà biologica, dal momento iniziale al momento finale, dall'alfa all'omega, dal momento del concepimento fino al momento della morte, attraversando tutte le fasi della vita, dallo stato di benessere allo stato di malattia. Questo è il target della mostra. La mostra non ha nessun tipo di intento spettacolare, non ha un intento pubblicitario, ha solo un intento scientifico. Per arrivare a questo, ovviamente, la realtà non può essere oscurata. La realtà deve essere espressa per come è e co per come noi ci interfacciamo dal momento del nostro concepimento. Quello che si vede nel primo piano della mostra è sicuramente di forte impatto. Ricordiamoci che tutto è stato assolutamente previsto, perché è naturale che sia così. Perché ovviamente nel momento in cui ci avviciniamo al primo piano della mostra possiamo notare tutti i cartelli che ovviamente cercano di dissuadere le persone un po' più sensibili in tal senso a prendere parte a questa porzione di mostra che effettivamente può suscitare delle reazioni particolari in alcuni singoli soggetti. Parliamo comunque di reazioni molto isolate, visto che anche nella giornata di ieri il numero di partecipazioni e soprattutto, chiedo scusa, e soprattutto di apprezzamenti della mostra, in modo particolare per questa sezione al primo piano della riproduzione, sono state decine, decine e decine. Ora, parlare quindi di un caso di particolare clamore soltanto perché una donna è svenuta, secondo me è assolutamente eccessivo, va assolutamente tenuto in considerazione quello che è successo, ma nella maniera e nei modi in cui già ovviamente la mostra sta procedendo, ovvero sia cercando ovviamente di far leva sull'intelligenza delle persone, di non forzare la propria emotività e secondo predisponendo anche per i rari casi in cui piccole situazioni di mancamento possono verificarsi, di fare in modo che appunto ci siano tutte le misure sanitarie a che queste persone possano ricevere il comfort necessario per proseguire fino alla fine tutto quello che la mostra può offrire in questo momento. Non a caso ricordo che vi è 24 ore su 24, quindi in costanza di esposizione, un servizio sanitario predisposto a che le persone che possono andare incontro a questo tipo di eventi possano ricevere le cure e ovviamente i trattamenti necessari.